svolta importante e positiva di Conte, scelta su ambiente e legalità e, come ha detto, la lotta alle mafie, al cambiamento climatico diventano principi importanti e centrali della sua campagna elettorale. Scegliere tre indipendenti per la prima volta, come l'ex procuratore antimafia De Rao, l'ex procuratore di Palermo, Scarpinato, e una personalità indiscussa in tutto il mondo ecologista, che è il professor Livio De Santoli, che è prorettore della Sapienza, esperto di transizione ecologica ed energetica, uno dei fondatori della nostra iniziativa Italia Eco Digital. Avere scelto queste tre persone significa puntare in modo chiaro e coerente, coraggioso, su sfide che altre formazioni, in particolare il PD e il centrodestra, non vogliono affrontare con coraggio e con determinazione. Quindi, bene Conte. Ora io spero veramente che i 5 Stelle, gli aderenti che stanno votando questa proposta nelle parlamentarie, possano sostenere Giuseppe Conte in una sfida che finalmente dà all'Italia una forza politica decisamente impegnata sul tema di questa transizione ecologica e digitale, oltre che ovviamente la difesa della legalità.